What te a tutti ciurma e benvenuti Raggiocherini in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un altro episodio direi alquanto epico. Perché dopo essere riusciti a tornare a casa abbiamo ricevuto delle visite davvero inaspettate. Il primo a presentarsi alla nostra porta è stato Thor, il dio del tuono, che si è presentato con dell'idromele in maniera un pochettino ambigua, oserei dire. Fatto sta che dopo un attimo ragazzi ha bussato alla nostra porta anche il dio degli dei, lo stesso Odino, che ci ha velatamente minacciato di smetterla di cercare Tyr, ovviamente riferendosi ad Atreus, e di questo Kratos non sapeva niente. E quindi ragazzi Odino ha fatto una proposta a Kratos, proposta che però lui ha prontamente rifiutato, e quindi in quel momento Thor ci ha messo le mani addosso per vendicare la morte dei suoi figli. Fatto sta che ad un certo punto ragazzi Thor se n'è andato, si è ritenuto soddisfatto dello scontro con noi, e Kratos ha avuto un faccia a faccia con Atreus, che ovviamente gli ha detto che gli dispiaceva di avergli mentito, stava cercando segretamente Tyr, ci sta adesso portando ragazzi in un posto dove secondo lui potremo avere la risposta a diversi nostri quesiti. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, tra l'altro stiamo combattendo contro diversi banditi che ormai hanno invaso questa zona perché il cerchio di protezione è stato abbattuto, per cui vediamo un pochettino adesso ragazzi cosa dobbiamo fare. Ok, possiamo usare le lame del caos per distruggere questi rovi e così aprirci la strada per procedere. Adoro come il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita, ma continui a generare nuovi orrori. Ecco. Giusto, parlavi di orrori. Guarda caso, what the fuck? Con quale rabbia? E colpite anche il mio figliolo? Ma come usate, scusate, eh? Boni un po'. Ecco fatto. Mali estremi. Estremi rimedi. Mamma mia. La variante glaciale non morta ideal di un classico bandito ricognitore in versione gufo, solo più veloce, potente e gelida. Beh, diciamo, delle spine nel sedere, ecco, questo è poco ma sicuro. Allora, leggi un po' qua, figliolo. Uccidere uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. What the fuck? Le rune sembrano opera dei banditi, ma non conosco questo uomo inverno. Ultimamente i loro attacchi sono più frequenti. Forse è lui la fonte della loro concitazione. Uomo inverno? Di chi stiamo parlando? Non sto collegando, in effetti, attualmente, però vabbè. Saliamo. Ci sono. Andiamo. Atreus ormai sta diventando autonomo, ragazzi, indipendente. È diventato piuttosto bravo. È vero, Mimiri mi legge sempre nella mente, ragazzi. Va bene, va bene, va bene, ma... Un'altra scena macabra. Decisamente. Ok, figliolo, bravo, hai fatto il tuo dovere. Ehi, Bani. Sì, sì, lo vedo, figliolo, lo vedo. Mamma mia. Oh, è che... Oh. What? Mamma me. Raga, quasi mi faccio ammazzare come una polla. Per la miseriaccia, sti banditi sono veramente antipatici. Pure loro, eh. Allora, prendiamo pure quest'altra gemma vitale. Qua ce n'è un'altra, ne approfitto, ovviamente. E qua che cosa abbiamo, figliolo? Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. No! Padre! Ma che cavolo è? Una
cappuccina! Un centauro! Attento, forse abbiamo trovato la predatrice! Porca vacca, ma perché? Cioè, adesso mi devi odiare così tanto? Lo so, figliolo, ma io colpisco un po' tutto, Ok, sono pronta! Dun, 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 dun. Ti ho bruciato per caso, scorta? Fa male, figliolo, colpisci, figliolo, vai. In faccia, minchia, in faccia le è rimasta. Oddio. Scaglia la tua arma verso i punti deboli. Ok, proviamo ad usare l'ascia, ragazzi. Ehi. Sì. Oh, boom, bitch. Oh, devi puntare a lei, Kratos. Stia buona, signora. Ecco, adesso sì. Oh, oddio. Male. Sì, arrivo. Oh, ma la mira se ne va a farsi friggere. Che succede? No, abbastanza. Il Fimbulwinter, Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui. Hai ragione, Mimir, ne ho abbastanza, anche io. Cioè, è una continuazione. Ok, che cosa ha rilasciato? Vediamo un po'. Fiamma ghiacciata, un materiale impossibile che unisce la furia del fuoco e la tempra del ghiaccio. Si usa per potenziare il Leviatano. Ok. Gemma vitale. Morsa dell'inverno, attacco runico leggero. Forma una massa di ghiaccio intorno al Leviatano e colpisce un bersaglio con forza incredibile. Perfetto, le gemme degli attacchi runici permettono a Kratos di sferrare attacchi runici leggeri o pesanti. Vengono incastonate nelle sue armi. Perfetto. Ogni arma può contenere gemme di attacchi runici. Quando in uso, un attacco runico raccoglie lentamente energia runica che può essere sprigionata con un potente attacco. Perfetto. Premi per visualizzare un nuovo slot per attacco runico leggero Leviatano. Eccolo qua. Stati in basso, premi X per visualizzare l'inventario, ovviamente le vari attacchi, ragazzi. Premi X per equipaggiarti con l'attacco runico leggero. Volevo vederlo. Non male come attacco, perfetto. Quindi bisogna premere L1 e R1 per quello leggero, insomma. E questo anche è uguale. Perfetto. Questa meccanica è identica. Premi per equipaggiarti con il Leviatano. Con l'ascia in uso, tieni premuto L1, premi R1 per eseguire un attacco runico leggero. Eccolo qua. Perfetto, perfetto. Questo è rimasto identico. Qua che ho preso? Cuoio vincolato, componente di creazione e osso di bestia. Quindi tutti i materiali che probabilmente, quasi sicuramente, ci serviranno, ragazzi, per migliorare il nostro equipaggiamento. In ogni caso, se devo essere sincera, io continuo a preferire le lame del caos come arma principale. Padre, però sono gusti. Lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato, ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse, dopo. Ok, beh, magari sono in grado di ripararlo, insomma. Possiamo entrare da qui. Sì, un attimo, ragazzo, fammi vedere cosa c'è di qua, perché magari c'è qualcosa di utile, tipo questa roba. Nuova pergamena... Appunti, è colpa del dio Cinereo, ce l'ha detto lei, la strega. Ha detto che il dio Cinereo ha ucciso Baldur e così facendo ha dato inizio al Fimbulwinter. Ha detto che se il dio muore, il Fimbulwinter avrà fine. Non ci sarà più notte, non ci sarà più freddo, non ci sarà più il Ragnarok. Abbiamo finito il cibo una settimana fa, non importa. Presto mangeremo la carne di un dio. Ok, siamo noi il dio Cinereo, ovviamente. E quindi ci danno la caccia, perché a quanto hanno capito questi, se moriamo noi, il Fimbulwinter finisce, quindi per loro sarebbe una manna, ragazzi, perché vivere in un inverno eterno non è tanto, tanto carino, in effetti. Comunque, dopo aver aperto anche il forsirino, direi che possiamo tornare indietro e seguire il nostro figliolo. Perché siamo qui, Atreus? Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Li ricordo, quelli dove sì. A sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessimo. Ok. Beh, la colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Ok, adesso la spostiamo, ragazzo. Fammi prima vedere se qua intorno c'è qualcosa di utile. Le cose crollano con facilità da queste parti. Fimbulwinter consuma tutto, anche la pietra.
È troppo freddo, ragazzi. Il troppo freddo, il freddo costante, tra l'altro. Che diceva? Premi per equipaggiarti con il Leviatano per fare che cosa? Dai, SO2. Che dice? Perché scompare? Sì, ho capito. Cioè, sta riuscendo la scritta dell'utilizzo dell'attacco runico, ragazzi. Però, cioè, adesso non mi serve. Non mi serve una mazza. Comunque, quel forziere è bello che è rinchiuso. Sì! Molto bene, dopo gli starnuti anche, però possiamo passare di qua, aspettate un attimo. Sperando di non trovare sorpresine spiacevoli. Qua c'è il forziere. Lo apriamo. Scaviamo nei resti di questo povero. Come fai a sapere sempre dove trovarli? Figliolo, cioè, dai, stai parlando con tuo padre, non so se, ritorniamo ai soliti argomenti, voglio dire, non credo ci sia molto altro da spiegare, insomma, ci siamo capiti, vero? Va bene, allora, penso di aver guardato tutto, ragazzi, quindi spostiamo questa colonna. Questo potrebbe essere un problema, ma non per noi, perché faccio così. Dovrebbe aiutare. Ecco fatto, adesso sì che si sposta. Dai, un, due e via. Ci siamo, forza. A posto, dai che sono curiosa di vedere cosa ci vuole mostrare Atreus, ragazzi. Eccolo qua l'altare. Lo vedo, figliolo. State a vedere. What? Questa sì che è nuova. What the fuck? Andiamo. Atreus, aspetta. Non sembra ci voglia aspettare. È già andato. Ma che stregoneria è questa? Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo. Ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Varheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vittime. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir. È possibile. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me. O così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta! Devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Ok. Comunque così è incredibile, ragazzi. Cioè, c'è una differenza immensa dal vedere... un altare piatto, no? E morto, diciamo così. E invece entrare in un luogo simile
che ti anima il futuro, diciamo così, le previsioni del futuro, cioè è una figata, ragazzi. Va bene, usciamo allora. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io? Beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia, ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A casa. Che scoperte, ragazzi, fermi un attimo. Praticamente Atreus ficca nasando in giro e guardando dentro tutti gli altari è riuscito anche a scoprire dei messaggi segreti che erano negli altari, oltre a quelli che erano già esternamente. E fra le varie info, quindi, ragazzi, è riuscito a capire che Tyr non è stato ucciso. Quindi Odino ha mentito. Vabbè, è un bugiardo, ragazzi, quindi è probabile che avesse mentito anche a Mimir. Quindi avrebbe detto in giro che lo aveva ucciso, forse per scoraggiare la ricerca dello stesso Tyr. Però l'ha tenuto in vita nascondendolo. Cioè, quanto dice la previsione che abbiamo visto oggi, ragazzi, Tyr combatte contro Odino durante il Ragnarok. Quindi, cioè, è una figura importantissima. Lo era già nel primo God of War, ragazzi, perché Tyr comunque aveva fatto tutto quello che aveva fatto, no, per salvare i giganti, eccetera, eccetera. Quindi già era una figura importante, adesso lo è ancora di più, forse per questo che Odino lo ha nascosto. Di tutte le storie che Mimir ci ha raccontato sui giganti, questa è tra le più difficili da credere. Lupi giganti con il potere di invertire il normale corso del giorno e della notte, eppure i segreti che ha scoperto Atreus presso il loro altare rivelano che sono vivi. Forse allora lo è anche Tyr. Cazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Allora Sindri guaio. Ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Il terreno sembra instabile lì. Adesso controlliamo, figliolo. Ma quindi non abbiamo più la possibilità, ragazzi, di viaggiare fra i regni come lo facevamo nel primo capitolo. Ma magari Sindri trova il modo di viaggiare fra i regni. Comunque i nani possono farlo, vi ricordate, ragazzi? Ok, c'è quel terreno... Dove vai, ragazzo? Stavo dicendo, quel terreno è instabile, ma non ho capito come spaccarlo, ragazzi, sinceramente. Perlomeno non so se posso farlo adesso o se c'è bisogno di qualche altra abilità particolare che troveremo più avanti. In ogni caso, seguiamo Atreus.
Ah, possiamo buttarci da qua sopra allora. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Ah, sì. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Lo so. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di sfondare quel pavimento. Vai! Ah, si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Esatto! Grande Mimir. Ha capito l'intento del rompere tutto, ragazzi. Perché sì, perché è bello. Perché nei giochi lo possiamo fare, quindi spacchiamo tutto e apriamo questo portiere. Mimir, cos'hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Quindi adesso a Kratos viene il dubbio che Atreus non sia sempre sincero. Questa non è una bella cosa, ragazzi, eh? Perché comunque già ci aveva mentito prima, però l'ha fatto perché temeva che il padre si sarebbe arrabbiato, cosa che poi in effetti è successa. E quindi adesso a Kratos viene il dubbio. Ci avrà detto tutta la verità su quello che gli ha proposto Odino? Andiamo, ragazzo, va. Quando non c'è fiducia non è bello, ragazzi. Allora, raccogliamo pure questa gemma vitale, anche se ho la vita. Ok, proviamo ad usare l'attacco unico, ragazzi. Vediamo un pochettino, Lo proviamo? Fratello, non puoi parare senza scudo. Lo so. State calmi. E so anche che gli attacchi runici devono essere ricaricati dopo l'uso. Ovviamente hanno un tempo di ricarica. Altra statistica che può essere migliorata migliorando le proprie caratteristiche, ragazzi, ovviamente. Con calma e per piacere. Via. Ecco qua. Molto bene, mezzo affondato anche nella neve. Davvero meraviglioso tutto ciò. Ok, argento, esperienza, altri pezzi di argento. Direi che possiamo procedere allora. Ci siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Sì. Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Hai capito, Mimir? Che consigli, che dispensa! Mi è piaciuto. E che, cioè, purtroppo c'ha ragione, cioè, purtroppo tra molte virgolette, ragazzi. Allora, io capisco il punto di vista di Kratos, perché dice comunque è mio figlio, deve imparare anche che significa obbedire, ci sta. Però Mimir, ragazzi, non c'ha tutti i torti, è comunque giovane, comunque curioso, comunque percorrerà la sua strada, volente o nolente. Quindi se non vogliamo perderlo, dobbiamo camminare insieme a lui. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, troveremmo un sacco di cose per... Basta, ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene, non te ne pentirai. Ok, attenzione, Kratos ha deciso di fare questo passo, ragazzi, ha detto va bene. Allora, soddisfiamo questa tua benedetta curiosità. Andiamo a Svartalfheim e vediamo se è vero quello che dici. Se però poi non dovessimo trovare Tyr, non piagnucolare e ti farai gli affari tuoi poi per sempre. Ok. Quindi gli è venuto incontro in questo modo. Dai, comunque molto apprezzabile la cosa. E quindi dicevo che Mimir è davvero l'uomo più saggio forse esistente. Ok, allora procedemos, ragazzi, qua non c'è niente di utile o di interessante. Siamo arrivati a casuccia. Opla, quasi ti schiaccio, figliolo. Spero non ci siano... Di qua! Sindri! Oh, speriamo non si incavoli troppo anche con Sindri, ragazzi. Sempre stato molto gentile. Ma quello è... Atreus! È passato così tanto tempo! Ma come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi...
Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Davvero? Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete certo. Gli unici nani che conosciamo. Capisco. Che gentili che sono, ragazzi. Sindri che fa finta di niente. Che gli regge il gioco. Oh, ma quanto tempo noi che non ti vedo. Se magari saranno visti il giorno prima. Perfetto. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Che gentile, andiamo a casa di Sindri. Che c'è? Ok, va bene. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Scusate, ragazzi, sono rimasta un attimo senza parole. È bellissima. Cavolo. Che lusso vivere qua. Spettacolare. Già solo per la vista, guarda. Prego. Entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Come l'ho detto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo. Le camere sono là. La cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che vivo? Ma dico cosa? Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello che è entrato qui. E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. Oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Wow, cioè, tutta questa situazione è così simpatica, ragazzi, così bella. Cioè, vedete, anche spensierata, no? Ti solleva un attimino dalla pesantezza della storia principale con personaggi tipo Sindri e Brock, cioè, con le loro peculiari caratteristiche, cioè, è troppo bello, bellissimo. Allora, benvenuto nel negozio dei fratelli Uldra. Crea e potenzia armature, complementi per armi e oggetti utilizzando le risorse che hai raccolto. Visualizza i diversi servizi offerti dal negozio utilizzando la barra in basso. Perfetto. Brock ha materiale a sufficienza per forgiare un nuovo scudo. Vai con giù al menu scudi. Quindi vabbè, devo selezionare questo. Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Ok, ma qual è la differenza? Perché...
Ok, devo fare uno di questi due ragazzi. Allora, entrambi hanno difesa 10, quindi qua principalmente subentra l'aspetto estetico, ragazzi. E devo dire che fra i due mi piace molto di più questo qua. Più piccolo, secondo me, più leggero, più maneggevole. Qua dice uno scudo perfetto per parate rischiose ma proficue. Quindi probabilmente più adatto a me, che magari se dovessi ricordarmi di parare, paro comunque all'ultimo momento. Quindi creiamo, ragazzi, lo scudo impavido. Sì! Uno scudo creato per il guerriero che si focalizza sulle intenzioni dell'avversario. Non è adatto ai deboli di cuore. Molto bene. L'abilità di blocco di Kratos è stata ripristinata. Ora è il momento di dare ad Atreus una nuova armatura. Ok. Premi L2 R2 per passare alla scheda armature. Brock è pronto a creare un'armatura personalizzata per Atreus. Vai con giù ad armatura compagno. Ecco qua. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Ma questa è bellissima. Cioè, guardate che eleganza, ragazzi. Stupenda, cavolo. Equipaggiamento fabbricabile presente in elenco è contrassegnato dall'icona di un martello. Ora crea la nuova armatura di Atreus. Ecco qua. Stupenda, armatura creata con grande cura dai leggendari fratelli Uldra. Si dice che sia una delle loro migliori creazioni. Fantastico. Ok, per quanto riguarda, allora vediamo anche gli altri elementi, ragazzi, Allora, ad esempio potremmo potenziare i parabraccia che già abbiamo, che ci porterebbe, ragazzi, a più 11 la forza e a più 3 la difesa. Ci dovrebbero bastare, insomma, le componenti, ma volevo vedere anche le altre armature. Ok, allora, per creare nuove cinture ci bastano solo pezzi di argento, ragazzi, che per potenziare serve anche il ferro battuto. Quindi attualmente probabilmente, ragazzi, sarebbe più saggio potenziare che creare altri elementi. Sì, sì, io penso che attualmente, ragazzi, potenzierò quelli che già ho. Però adesso posso sceglierne soltanto uno da potenziare, perché non avrei abbastanza ferro battuto, insomma. Penso proprio, ragazzi, che potenzierò l'armatura busto, che mi dà più 11 di forza e più 8 di difesa. Inoltre, le combo finali hanno una probabilità di fortuna alta di aumentare la forza e la resistenza al barcollamento di Kratos per un certo periodo. Direi che è più che buono, insomma. Quindi potenziamo questa qua. Perfetto. Ti eri perso della roba, l'ho messa nel forziere. Grande, nei negozi c'è un forziere pieno di oggetti smarriti che puoi esserti lasciato alle spalle. Dì a Sindri quando sei pronto. Ok, quindi questa cosa è spettacolare, ragazzi. È bellissimo qui, Sindri. L'hai costruito da solo. Guardate che roba, ragazzi. Cioè, praticamente gli oggetti che io dimentico indietro me li piazzano tutti qua. È spettacolare sta roba. Adesso ho raccolto pezzi d'argento, ferro battuto. Fantastico. A proposito, ragazzi, io posso potenziare il Leviatano. Il Fimbulwinter non è stato clemente con la nostra ragazza. Attenzione. Da qui ha bisogno di un po' di amore nanico. Ok, con la fiamma agghiacciata, ragazzi, aumentiamo di 15 la nostra forza. Quindi è perfetto. Tieni l'affilata e lei ti manterrà vivo. Certo, sicuramente. Per quanto riguarda le lame del caos, ovviamente non possiamo potenziarle attualmente e non possiamo potenziare l'impugnatura. Per ora, ragazzi, direi che siamo a posto così. Quindi vediamo un attimino di andare a parlare con Sindri e vediamo che cosa ci dice. Comunque questa casa è bellissima, ragazzi. È veramente stupenda. Ehi, ci metterei la firma. Che succede, Atreus? Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Che piccola dispensa. Oddio, cioè, è troppo carina questa casa. Il posto è di tuo gradimento, spero? Certo che lo è. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Mm-hmm. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, dov'è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Mm-hmm. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione.
Pronti? Una ribellione. Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siate persi il tada. Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere! Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Tipo una te. Descrizione decisamente diversa. Adoro, che cosa meravigliosa, ragazzi. Va bene. Vediamo un po' come Sindri riesce a farci viaggiare tra i regni, ragazzi. Sì, ho sentito. Qua Freya comunque neanche può arrivare, quindi siamo al sicuro veramente da tutto, ragazzi. Ci servono solo il Bifrost e la testa. Però tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No. Questo serve a farti stare fermo mentre puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Ma poverino. È quello che si spiscia. Aprili, dai. Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto. Bene, ora rilascia. Non è piacevole. Il segnale, presto, sbrigati. Arrivo. Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare. Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione. Kratos, lanciami, voglio infilzarlo. Non sai stare al gioco, vecchio caprone. Ammazza, minchia. Mir pure si è arrabbiato. Ma che figata. Adesso possiamo usare questa porta. Recupera Mimir e recati a Svartalfheim. Vieni, amico. Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ok, quindi niente okay. Più Bifrost. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim, a destra, e concentrati. I semi del regno di Yggdrasil sbloccano l'accesso a nuovi passaggi mistici. Fai brillare la luce di Yggdrasil a Svartalfheim. Per raggiungere uno di quei regni ti serve un seme. Ok. E questo Svartalfheim, ragazzi. Regno disponibile per il viaggio. Perfetto. Premi X mentre sposti il puntatore sopra il passaggio mistico delle paludi per andare a Svartalfheim. Credo di non aver ben capito, ragazzi. A few moments later. Ah, ok. Devo tenere premuto, ragazzi. Non premere. Tenere premuto. C'è una piccola differenza. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete di Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grim dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta, che? Buona fortuna!
Ok, grazie Sindri, grazie davvero per l'aiuto. Fantastico! Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto, è caldo! Wow, cioè, raga, viaggiare così è spettacolare. Cioè, secondo me è molto più bello e comodo così che stare lì, mettere il Bifrost e fare tutto il... incredibile. Cioè, qua entri nella porticina, ti fai i tuoi giretti sui vari rami e poi arrivi dove devi arrivare, insomma. E qua siamo appena arrivati a Svartalfheim, ragazzi. Dove non c'è il Fimbulwinter? Spettacolare. Vabbè, ragazzi, allora, direi che visto che siamo appena entrati qua, per oggi possiamo fermarci, così da riprendere direttamente da qui la prossima volta e vedere adesso che cosa dobbiamo fare, perché comunque abbiamo appena iniziato, ragazzi, la nuova missione principale, diciamo così, che si chiama la Via di Tyr. Quindi abbiamo iniziato ufficialmente a cercare Tyr, che a quanto pare, ragazzi, è stato rinchiuso all'interno di una delle miniere nel regno dei nani, quindi non sarà neanche proprio facilissimo probabilmente riuscire a trovarlo, perché Odino non è uno sprovveduto, cioè non è che l'ha messo probabilmente nella prima miniera che trovi nel regno dei nani, e quindi bisognerà vedere come riuscire a scoprirlo. Non sarà facile, ma comunque questo cammino sembra molto intrigante. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.